della parte di suo figlio chi ci sta? Guarda che anche tu non sai granché, eh? E non solo come madre. Eh sì. Infatti è per questo che me ne vado. State facendo troppo chiasso, lo vedi? Lo vedi, non riesce a dormire, piange, volete, pensaci. No! No, stasera ci pensi tu. Almeno Giulietta che sta con papà. Che faccio? Torno e trovo un bambino che non conosco, un bambino che, a cui non so cosa dire. Cerca di capire tu, piuttosto, ragazzino viziato e immaturo che si è trovato il pupazzetto per continuare a giocare ai soldatini. Tanto c'è papà che li mantiene tutti e due. Le mi sono rotte le palle di stare a carico di tuo padre, di non lavorare, di stare accanto all'imbecille. Diamoci una calmatina, eh? Pianta, io non ti posso più sentire, ti odio. Ma come mi odi? Ma come mi odi? Mi odi e mi lasci tuo figlio? No, però lo lascio in giro. Sergio, i panti sono panti. Fine della conferenza, fine del concerto. Sono 20 anni che mi state a dire quello che è giusto e quello che non è giusto. Stavolta Giulio resta qui con me, fino a che non crepo. Guarda, mamma ti ha portato dei regali. Tu non sei la mia mamma, Sebastiana. Non vuoi stare con la tua mamma? Sergio è la mia mamma.